L'esordio in narrativa di Patrizio Fiore, napoletano, medico con la passione per il giornalismo, dirigente dell'ASL Napoli 1 Centro, è l'occasione per un interessante aperitivo con Giallo al Voyage Pittoresque Factory, protagonista dell'incontro al quale hanno preso parte la giornalista Armida Parisi, l'infettivologa Laura Triassi, l'attrice Rosaria De Cicco, è stato il libro Il ricamo mortale. Maurizio De Giovanni ha così commentato il romanzo: uno scrittore vero e imprevedibile, serio e allegro, spietato ed empatico, grave e leggero, enigmistico e sociale. Bravo lui e bella la storia che racconta. Ma l'autore la racconta così. È un noir ambientato a Napoli con personaggi verosimili, con personaggi anche veraci, nel quale ci possiamo riconoscere anche perché tratta alcuni argomenti con i quali solitamente ci dobbiamo scontrare, come le contraffazioni alimentari, come l'amianto, come ad esempio anche l'assistenza agli immigrati o il lavoro nero.